Buonasera, buonasera. Allora, il 7 gennaio sono qui con Spillo. Ciao ragazzi, tela, siamo in ritardo. Sono le 18:21, alle 20 la solita diretta. Dall'Olimpico stasera ci abbiamo l'Atalanta, ragazzi. E la Lazio ha vinto, diciamo un po' dei risultati. No, la Lazio ha vinto a Udine, il Napoli è crollato a Torino, ragazzi, 3-0 pesantissimo. E la Roma, nonostante ciò, può andare a 31 vincendo stasera ed essere sesta, quindi sorpassare in un colpo solo Atalanta e Lazio. Non sarebbe male comunque. Risaliremo anche perché domenica abbiamo la trasferta difficile di Milano. Domenica o sabato? Domenica a Milano. Domenica, sai. Credo sia domenica perché poi mercoledì c'è anche la Coppa. Quindi ragazzi, stasera altro big match, ormai ci siamo abituati, Ale, ma da quant'è che a Roma fa big match? Da Roma Fiorentina? Roma Fiorentina è stato il primo? Esatto, quando abbiamo avuto l'amichevole in Coppa, da Juve, è stata sì, da Roma Fiorentina, non mi ricordo, mi pare da Roma Fiorentina, no, ragazzi. Bologna, forse abbiamo beccato. Che poi ci avevamo il Bologna dopo, esatto. Bologna, Juve, eccetera eccetera, quindi ragazzi poi insomma, abbiamo Atalanta, Lazio e Milan e poi dovremmo aver poi finito, abbiamo Cagliari, Inter, le prossime sì, abbiamo il, anche il la Verona, il Verona il 21, poi Cagliari, Milan, Inter, siamo il Verona, siamo il Verona, quindi insomma il calendario si equilibra un po' e diventa un po' misto, no? Perché così è stata una cosa allucinante, abbiamo incontrato tutte le squadre. Sia ma come la Juve pure incontra tutte adesso, però sì, adesso toccherà la Juve a Roma. La Roma finisce insomma questi sette giorni, oggi la prima delle ultime tre, tra cui ci sarà il derby di cui dei biglietti, il discorso biglietti posti già ve ne ho parlato, 16.000 del momento, non so se sono già venduti, sì. Vabbè, comunque io già, che era quando era giovedì sera quando ero riuscito a entrare per comprarli, comunque ragazzi ne erano avanzati quantomeno per tutto il resto dei settori dello stadio, ne erano avanzati solo un centinaio in tribuna Montemario laterale, e poi credo che la curva, avendo comunque la prelazione fino a domani se non sbaglio alle 4, la curva comunque se l'è presi con calma, c'è avuto tutto il tempo del mondo dal giovedì al lunedì, quindi presumo insomma che non si troverà niente, anche perché qualche amico proprio ieri mi ha detto guarda ci stanno i conti libere, però anche lui non aveva capito il meccanismo, quello che curva e distinti dove stanno i lupi per intenderci sono riservati agli abbonati di quel settore, mentre gli altri distinti alla laterale sud potevano cercare di prenderli tutto lo stadio, quindi questa era la situazione. Allora stasera insomma, mentre mi è arrivata una notizia un po' strana, sembra che la Roma stia cercando di piazzare Belotti, la cosa mi dispiacerebbe molto. Sì, pure a me. Nonostante insomma, certo, con rientro d'Ebram davanti siamo tanti, ma dobbiamo anche considerare che Lukaku non è nostro. Lukaku, Azmoun è pure stanco, ragazzi. È pure stanco, poi non sono nostri né Lukaku né Azmoun. Solbakken è andato in Giappone, non si sa come, perché e a che fa soprattutto. Molto probabilmente sarà un altro giocatore che regaleremo, però la perdita sarà minima perché non abbiamo pagato il cartellino. E non capisco la nostra amichevole in Arabia, ragazzi. Beh, quella sta nel contratto di sponsorizzazione, sembra che abbiano detto. Semmai mi devi dire perché a Nasce il 24, comunque. C'ha poco senso. In Arabia Saudita sono 5-6 ore di volo, non è poi così tanto, però c'è comunque il fuso, c'è una temperatura diversa, c'è una sorta di stagione diversa, insomma. Quindi bisogna pure vedere a rientro i giocatori quanto l'accuseranno, anche perché io credo che la sosta la prossima dei nazionali sarà a marzo. Sì. Quindi sicuramente esatto, torneremo. Però se non sbaglio giochiamo di lunedì, credo che sia quella dove ci sta la partita Roma Torino, Torino e Inter. Ci abbiamo lunedì e domenica l'Inter. E domenica l'Inter, però c'è Roma Torino lunedì, altra partita scomodissima per noi abbonati, perché sarà di lunedì alle 6:30, quindi un vero casino quella partita sarà. Andare allo stadio, quindi vediamo un po'
come riusciremo a organizzarci. Vabbè, comunque è così, ragazzi. Allora, Lollo, che porta bene? Pronostico di questa sera, vai. Marcatori. Dai, non me di nuovo, so. Quelli... Ah, sono Backer 1-0, poi? No, sono Backer gioca anche a Pone. Gago. Paolo, Pellegrini? Pellegrini, Llorente? Llorente non ha mai segnato, ragazzi, in questo quasi anno di Roma. Ancora non ha fatto manco un gol, Mi pare di no. Quindi dai, sì, è pure probabile che gira, magari sai, su un calcio d'angolo. Vediamo un po'. Insomma, l'importante, ragazzi, stasera vince, anche perché abbiamo un avversario fastidioso davanti, però ricordiamolo che quest'anno, spero che non mi smentisca poi il video dopo dalla partita, infatti Ale già è preoccupato, quest'anno l'Atalanta in trasferta è stata diversa rispetto a quella che abbiamo visto in casa, no? Quindi, però questo logicamente quando gioca a Roma non vuol dire niente, però è un dato che va analizzato e capire se sarà anche stavolta così oppure se l'Atalanta, come al solito, con la fortuna della Roma, tirerà fuori la prima prestazione importante in trasferta proprio contro noi. Questo lo faremo a vedere, però noi siamo fiduciosi, no Sam? Sì, la voglio, ma più che fiduciosi, ragazzi, questa è la partita fondamentale per rimanere lì nelle zone che ci competono, dove che è il nostro obiettivo, diciamo, primario. E quindi, ecco, ripeto, i tre punti oggi sono fondamentali, quindi mi auguro, nonostante le difficoltà che abbiamo nella nostra rosa, di poter riuscire a fare un'ottima partita, ma su quello confido nella mentalità che José ha dato, anche perché dobbiamo uscirne bene per prepararci poi al derby, perché anche lì sarà un'altra battaglia vera. I tifosi non si mettessero in testa di pensare di andare a vendicare la coppa, a far gioco delle tre carte come fanno, perché tanti non sentiti Max, ecco perché dico queste cose, sì, no? Vabbè, non parlo mai a caso, perché seguo molto sia il tifoso laziale che il tifoso romanista, non vero per quanto mi riguarda, quindi ecco, dobbiamo andare là per passare il turno, punto. Poi gli sfotto lascio il tempo che trovano, e ci giochiamo molto in questi 10 giorni ed è importante, quindi Piazzamento un campionato che sta tranquillo, anche perché poi dopo ricomincia la Coppa, ragazzi, ci abbiamo il Feyenoord per la terza volta, quindi non sarà una partita facile, quelli avranno il dente avvelenato. È la terza volta, la terza volta, metteci. Non faccio pronostici perché a me non piace farli, esatto. Poi lo sapete, io odio i pronostici, soprattutto quando riguarda la Roma, però ecco, insomma, abbiamo un girone di ritorno è un turno di coppa importante da dover affrontare, quindi dai. Vabbè, ragazzi, ci vediamo fra un po' dallo stadio. Piovicica un po', quindi non so se riusciamo a farci un'altra chiacchierata fuori, la solita, quella che facciamo quando c'è Ale dai vari paninari, no? Vediamo se ci riusciamo, perché piovicica e quindi non so quanto potremo stare all'aperto, però ci aggiorniamo. Semmai ci vediamo direttamente da dentro lo stadio, e alle 20 tanto c'è la diretta, quindi insomma chi segue il canale lo sa, e attivate la campanella, così quando siamo live respirate quel quarto d'ora, 20 minuti che vi facciamo vedere di prepartita di Olimpico. E la fila sembra normale, non sembra tantissima. Oggi la Roma ha scritto che c'erano ancora biglietti, quindi mi aspetto che stiamo vicino ai 60.000 stasera, sì. Perché se la Roma ha spinto tanto anche stamattina, evidentemente ce ne sono ancora un bel po', quindi non ci avvicineremo ai 60. Una brutta notizia da oggi, che purtroppo la femminile ha perso la Supercoppa. Io ho intravisto, non so il risultato, ho visto solo peccato che ha perso, esatto, un peccato, ma non la toglie di quanto buono stiano facendo, esatto. Perché è una squadra formidabile. Sono arrivate stanche, ragazzi, sì. Hanno dato tanto, Hanno dato tanto in campionato, ricordiamo, stanno a fare un percorso netto, quindi non si può di niente a ste ragazze. Sono arrivate un po' stanche, poi
La partita secca, ragazzi, purtroppo è così, te può di bene e te può di male, okay. C'è poco da fare. I valori c'entrano, ma fino a un certo anche punto. Anche le squadre più blasonate quando perdono la partita secca. Esatto, esatto. Ci scordiamo la finale dei Champions che ha che fatto l'Inter. Ha fatto l'Inter contro il Manchester City, quindi parliamo del Manchester City, ragazzi. Se lì Lautaro la passava a Lukaku, che tanti ne hanno messo quell'episodio, però quell'episodio poi Lukaku di testa suo magna in finale, sì, però, sì, no, sì, però sì, l'Inter già stava sotto, suo 0-0 Lautaro decide di tirare Pier Portiere quando infatti, c'era Lukaku e mi sa Di Marco dietro da solo. Non ha demeritato in quella finale, quindi questo significa no, assolutamente no. Cosa vuol dire una partita secca, che è una partita che ti giochi tutto lì e vale per tutte e due le squadre, che siano più forte l'una o più forte l'altra, insomma, al di là che poi chi arriva in finale, ragazzi, perché c'ha merito, quindi certo. Si parte 50-50. Vabbè ragazzi, un baciotto, ci vediamo tra poco. Ciao, ciao, ciao. Posto migliore? Sono le 19.27, 1927, stiamo andando verso lo stadio. Non piove più, non piove più, però stasera è umido, fa freschetto come notate dal mio collarino. No, sapete sta partita, dai, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, noi vogliamo affittare, vedete, questo muro è in affitto perché c'è sta scritta da lunedì e venerdì. Lorenzo sta per affittarlo perché volevamo cancellare sta scritta, no? Da lunedì e venerdì, non si però può. Chiameremo domani perché la domenica sono chiusi, quindi sentiremo quanto è affitto così cancelliamo sta scritta, ragazzi. Va, aggiorniamo nei prossimi giorni, giusto, no? Ok. Sì, si gioca la settimana. Andiamo. E come sempre il litigio a questa altezza, eccoli qua. C'è sempre il litigio. Eccoci allo stadio, ragazzi. Atmosfera tranquilla, sono le 19.42. Ci vediamo fra un po'. No good, no good. Entriamo, che fatica oggi. Andiamo, iniziamo. Serve una vittoria, ragazzi, serve una vittoria.
Mannaggia, ma poi attacca a cazzo, perché secondo te no, no. Vai Paolo, Paolo! Ecco! Oh! Oh! No! L'ha pure sfornato a carne secca. Niente raga, primo tiro porta l'Atalanta gol 1-0 per loro al settimo, senza parole, partita in salita da subito, partita in salita. Oh, la reazione c'è però, cazzato nero Sandro, la reazione c'è, dai, stiamo arrivando da subito. Fuori gioco. Niente, è sempre fallo. Porca miseria. Porca la miseria. Quante ce ne abbiamo avute? Cazzo!
È in ritardo, però arriva. È in ritardo. Che era degli salonati? La stiamo lì che sono a Parigi. Comunque è stretto oggi. Sostituzione per noi è uscito Diego Llorente. Fa il suo debutto in giallo rosso il numero 3 Dan Huijsen. È uscito De Cataler, è entrato Scamacca. In campo Zeki Celik, esce Nicolo Zaleski, in campo Leonardo Spinazzola. Dai. Eccolo! Angolo! Eclettici, porca troia! Grande azione di Stefan, novantesimo! Dai, l'ultimo sforzo, cazzo, l'ultimo sforzo, dai! Recupero 5 minuti. Bravo, Rossi, dai, Rossi. Bravo. Vai, bravo. Complimenti, bravo, vai. Bravo, vai. Complimenti. Aspettavate. Sì, partita giocata benissimo. Due punti buttati, ragazzi, ci vediamo una reaction, dai. Sì. Ci vediamo una reaction. Sì.